Ci spostiamo a Palermo, un'altra città del caffè. Io sono qui in compagnia di Dario Termini e padre Anselmo Lipari. E Buongiorno. allora, Dario Termini, la sua è una torrefazione, la Moca Termini. È Sì. una torrefazione che risale agli anni 30, Sì, fondata da suo esattamente. padre. Sì, Ha mio una storia padre. bellissima, ce la vuole raccontare, ecco, suo padre che ha Sì. iniziato questa torrefazione. Allora, mio padre ha fondato questa torrefazione appunto negli anni 30. Ha incominciato con un bar nel centro della città. Bar Torrefazione, dove mio padre in questo bar praticamente ha avuto la geniale intuizione per fare un caffè migliore, di aumentare la dose del caffè, quindi mettere più caffè nel braccetto, e quindi questo ha portato Faceva un caffè più più corposo, con un maggior corposo, sapore. esattamente, e questo ha portato un afflusso di clientela maggiore. Infatti era un bar che era molto conosciuto e ci andavano da tutte le parti della città. E poi è stato un crescendo di successi che praticamente lo hanno portato a quello che è diventato oggi una delle torrefazioni, diciamo, storiche, direi, d'Italia, Oh, ecco. prima abbiamo sentito, ecco, che non c'è una marca migliore, non c'è un caffè migliore, però in Italia, anche, abbiamo sentito anche dai nostri esperti, ci sono tantissime miscele, tantissime piccole torrefazioni che so, rappresentano una vera e propria eccellenza in tutti i posti d'Italia, possiamo dire, e questa, la sua, è una di queste. Oh, Sì. padre, lei conosceva appunto il padre, il Sì. fondatore di questa bella torrefazione, ha sempre coltivato il sogno proprio di creare una torrefazione. Sì, ho conosciuto il signor Nunzio Termini negli anni 80 circa, perché io abito in un'abbazia benedettina, sono un monaco e la famiglia Termini aveva una villetta vicino all'abbazia di San Martino delle Scale. Ho avuto modo di conoscere il signor Termini Nunzio e di apprezzarne intanto la sua alta professionalità e poi le qualità umane. Per circa 45-50 anni lui ha sempre cercato la miscela migliore per trovare l'aroma tipico, no? Da imprimere poi al suo caffè. E naturalmente questo per lui costituiva il grande obiettivo della vita. È stato un uomo proprio capace e abile di navigare in mare aperto, come si suol dire, no? E ha costruito, partendo da poco, ha costruito Da questo poi. piccolo bar ha creato veramente un'azienda importante. Lo chiamavano il caffè del professore perché lui andava a selezionare, andava a assaggiare, voleva Sì, valutare proprio di andava a persona. selezionare le varie miscele, eccetera. E poi si è inventato anche, perché è stato un uomo geniale, si è inventato anche, oltre che una pubblicità molto diffusa nel palermitano, la pubblicità tutti la conoscono, forse anche a livello nazionale, cioè dire "Ucolori c'ha tagliare", tu devi guardare il colore, quindi il profumo e gustarlo. Oltre a questo si è inventato anche un dono abbinato al caffè. Per cui la gente correva e le massaie erano proprio felici di andare a comprare quel caffè perché ricevevano anche un dono. E il dono in cosa consisteva? Il dono consisteva o in un gettone, com'era questo gettone? Era un gettone, praticamente un gettone di plastica con all'interno un cerchietto in argento che poi si mettevano uno assieme all'altro, si facevano delle collane e a raggiungimento di un certo quantitativo veniva dato un regalo, e un regalo che potevano In essere caffè. in caffè. No, ma guardi che addirittura mio padre è stato il primo a fare il concorso a premi sul caffè, ha messo in palio addirittura una Fiat 600 che Che ha all'epoca, dato, insomma, era una sì, macchina a ambita. quell'epoca era una macchina ambita che proprio è stata sorteggiata ed è stata Questa è un po' la data. storia, come dire, di un'impresa italiana, un'impresa Sì. familiare che comunque è diventata in Sicilia veramente un'impresa d'eccellenza. Io Sì. so che anche i nomi, padre, dei vari caffè sono nomi particolari, perché non so se ricordo bene, Monachella, Sì, sono no, Monachello, 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 sì. tonaca di Monaco. Cioè, secondo la tradizione, poco fa il dottore Pistrin,
Pasolini parlava di questa tradizione del caffè. Sembrerebbe anche che il caffè sia abbinato a delle tradizioni a carattere monastico, che sia stato sperimentato anche nei monasteri, e dunque lui probabilmente si è ispirato a questa bella tradizione e ha privilegiato questa nomenclatura, questi nomi: caffè del professore, e poi tonaca di monaco, monachello, eccetera. Questi sono i nomi delle varie... Saio. Miscele. C'è anche il saio. Saio. E che differenze c'è tra queste miscele? Sono miscele che hanno delle qualità distintive ognuno, più o meno forti, più o meno aromatiche, a secondo il gusto del cliente, quindi... Ogni prodotto ha diciamo, all'interno una sua caratteristica, per chi lo vuole più forte, chi lo vuole più aromatico, questo è. Senta, ma lei, voi vi aspettavate, ecco, con una così grande attenzione, veramente il boom del caffè degli ultimi anni? Voi ve l'aspettavate, oppure va sorpresa in qualche modo anche a voi, perché veramente è diventato anche, come dire, un'attività imprenditoriale enorme. Ormai il caffè viene venduto dappertutto, si fa un larghissimo consumo di caffè. Questo ve l'aspettavate oppure no? Sì, noi ce l'aspettavamo, perché mio padre credeva moltissimo in quello che sarebbe stato il mercato futuro in espansione e quant'altro. Mio padre è scomparso nel 97 e ha tenuto moltissimo alla qualità, soprattutto sì. Ha tenuto alla qualità, e dunque sì. Alla lunga la qualità paga, certo. Costantemente in tutti i settori, anche nel settore del caffè. E poi il suo sogno era quello di realizzare una bella fabbrica tutta automatizzata, e questo sogno è riuscito a realizzarlo e a vederlo, come anche lui trattava sempre in termini umani con i suoi collaboratori. Questa è una qualità eccezionale per Nunzio Termini, per cui godeva quando i suoi collaboratori potevano realizzare i sogni, la casa, la macchina, certo. Realizzare la famiglia, eccetera. Quindi ha lavorato molto su questi aspetti umani. E alla lunga paga. Io ringrazio Dario Termini e ringrazio Padre Lipari.